Graziano Mannu, dopo gara amarissimo perché raccogliete una sconfitta arrivata a 5 minuti dalla fine e poi nel finale è stato il gol annullato a Kasama che rientra fra gli ultimi degli episodi sui quali recriminate perché contate 2-3 rigori non dati, aggiungiamoci anche le occasioni che avete avuto, una grande prova e niente punti. Allora, partiamo dall'ultima occasione sul gol di Kasama che proprio poc'anzi abbiamo rivisto. Mi spiace dirlo, per la terna arbitrale era regolarissimo e ci sta che anche i collaboratori dell'arbitro sbagliano come a volte sbagliano i giocatori, ci siamo mangiati dei gol noi e sbaglia anche loro purtroppo per aver compromesso il risultato. Partiamo dal gol, andiamo avanti e parliamo del gol che hanno fatto loro, una punizione a nostro favore, batte loro il Cavoi, una nostra disattenzione, secondo me, io dico anche imperdonabile perché sono abbastanza severo, e prendiamo il gol, morale la favola. Perdiamo una partita contro una squadra che merita la posizione che ha in classifica perché è una buona squadra, un buon allenatore, tutto quello che volete potete dirmi, in merito veramente dopo forse 2-3 rigori c'erano sicuro, occasioni da gol ne abbiamo avuto diverse, loro non posso neanche dire se hanno avuto occasioni da gol perché mi pare che tolto il gol non hanno avuto nient'altro, possiamo solo... C'è anche la traversa. Anche la traversa, possiamo solo essere amareggiati per quello che è successo, raccogliamo 0. Però mi va comunque sia di fare i complimenti alla squadra perché dopo la sconfitta di Porto Rotondo ha interpretato bene la gara, non era facile, meritava di vincerla, forse di stravincerla e raccogliamo 0. Ci teniamo ben stretta la prestazione, la voglia di far bene e andiamo avanti. È chiaro che riandando indietro appunto nel film della gara bastava metterla dentro in una di quelle tante occasioni del primo tempo che ovviamente cambiava tutto per voi perché poi potrete giocare eventualmente anche sugli spazi. Purtroppo più andavano avanti i minuti più si sommavano le recriminazioni. Sì, perché occasioni abbiamo avuto tante, quindi per prima cosa dobbiamo fare mea culpa perché se le occasioni le hai e poi non fai gol e poi ti mangi le mani come è successo che basta una disattenzione e perdi la partita. Poi man mano che andavano avanti i minuti della gara iniziavano qualche errore di troppo anche dalla terra arbitrale che io non critico mai perché anche loro possono sbagliare, però mi va di dire che questo purtroppo ci ha compromesso la gara e abbiamo perso la partita. Adesso due sconfitte di fila ma totalmente diverse, se a Olbia hai avuto tanto da ridire sui tuoi, oggi invece l'hai già accennato oggi, prima. Non posso dire una mezza parola sui miei, però dico che quando domini certe partite la concentrazione devi tenere fino al 90esimo, 93, 95 fino a quando fischia l'altro, perché si sa comunque adesso un calo di concentrazione, una piccola disattenzione e queste partite le perdi. Questo dobbiamo rifletterci un pochettino e noi non ce lo possiamo assolutamente permettere perché la rabbia poi è doppia, perché domina la partita contro una squadra che sta molto in alto in classifica e la rabbia aumenta. Adesso avete giusto il tempo di smaltire questa amarezza e poi mercoledì tornate in campo col Castiadas che oggi ha perso anche in maniera larga, urgono 3 punti perché dovete rilanciare un po' le ambizioni per un posto playoff. Sì, noi adesso ci prepariamo bene per la partita di mercoledì con lo spirito giusto che è quello che abbiamo messo in campo oggi. Naturalmente non dobbiamo sottovalutare il Castiadas anche se ha perso oggi, ha perso qualche partita di troppo e dobbiamo pensare a noi stessi per rimettere in piedi un campionato che comunque sta andando nel migliore dei modi e ciò non toglie che i ragazzi fino ad oggi hanno fatto bene. Come vedi la lotta al primo posto, una grande bagarre. E ogni squadra che sta su soffre ogni gara, l'ha fatto il Taloro con voi, l'ha fatto l'Ilva Guspini ieri, oggi la Ferrini incontrava la Seminese, ci sta in questa fase, sta cedendo. Sì, abbiamo sofferto anche noi domenica scorsa a Porto Rotondo, eppure erano nei bassi fondi della classifica. Questo sta a significare che il giorno di ritorno i valori vanno un po' ad azzerarsi, contano le motivazioni, la voglia di vincere e quella che è la situazione di classifica, dove quelle che stanno in basso sicuramente non regaleranno niente a nessuno. Campionato al vertice, io credo che la Maddalena, Taloro e Ferrini abbiano qualcosa in più rispetto alle altre. E la Villa Cinese che ha tardata per il quinto posto, che possibilità può avere? E noi, come ho detto anche qualche settimana fa, dovevamo cercare di far bene partita dopo partita e vedere poi alla fine cosa riusciremo a raccogliere. Anche perché poi c'è da calcolare il distacco eventualmente dalla seconda. Sono due obiettivi da raggiungere. Sì, ma io credo che la Villa Cinese abbia numeri e potenzialità per arrivare a disputare i playoff. Però naturalmente dobbiamo iniziare a ragionare sul fatto che la concentrazione va tenuta fino alla fine. Grazie, Graziano, in bocca al lupo. Crepi.